Allora, manovra impossibile. Stoppiamo un momento. Questo è. Facciamo zittire un attimo. Ecco. Le altre televisioni del mondo indagano su queste cose, prendono un pilota di aereo piccolino, tipo Piper, Cessna, eccetera, lo mettono in un simulatore di volo, che è quello che usano i piloti professionisti per qualificarsi al volo. Non è un giocattolo, non è Microsoft Flight Simulator, questa è la roba che i piloti usano prima di portare voi in cielo. Prendono lui e gli dicono, prova a ripetere, non hai mai messo le mani su un aereo di linea, prova a ripetere la manovra di impatto al Pentagono. È così che si fanno le ricerche, si fa sperimentazione, si vede che cosa succede. Guarda caso, ecco qui fra l'altro si vedrà piuttosto chiaramente, ecco questo è un simulatore di volo completo, quello che si vede fuori è una ricostruzione fisica corretta. L'aereo risponde e la cabina si inclina fisicamente, esattamente come nell'aereo vero. E si odono anche gli allarmi di bordo, ed è così che si impara a volare. Quando si pilota un aereo di linea, mio cognato pilota di linea, viene qualificato su un simulatore di volo e poi gli danno in mano l'aereo. Non è che dicono, bene, questo è il primo passo, poi ti facciamo provare l'aereo, poi finalmente piloti. Gli strumenti sono esattamente quelli che ci sono nella cabina di un aereo di linea reale. Tutti rispondono, chiaramente sono risposte simulate, ma sono coerenti con la fisica. La cabina si sposta in modo adatto, se io tiro sulla cloche, sento la cabina che si muove. Ed ecco cosa si vede ripetendo la manovra di impatto al Pentagono. Il pilota dilettante riesce a colpire il Pentagono una volta, poi ci riprova, due volte, tre volte, su tre ha colpito il Pentagono. Quindi che questa manovra sia impossibile è fondamentalmente smentito. Chiaramente non possiamo chiedere a qualcuno di comprare un Boeing 757 e di suicidarsi per dimostrare che è possibile. Questo è il massimo che possiamo ottenere. Però già questo indica che la teoria dell'impossibilità fa un po', scricchiola un po'. Se poi consideriamo anche che gli aerei di linea possono volare a bassissima quota, ad alta velocità, e lo fanno sistematicamente, non solo quando atterrano, quindi a velocità piuttosto ridotta, ma quando fanno le esibizioni aeree, come in questa fotografia. Prego? Gli aerei di linea non fanno esibizione aerea. Questa è un'esibizione aerea. Sì, ma non di quel tipo lì che l'hanno, ci le fanno. Sì. La presentazione dei modelli le fanno come? Le fanno e come? Se vuole, se le interessa, io le posso dare le coordinate di queste fotografie dove c'è data, luogo di ogni evento in cui sono state fatte queste manifestazioni. Vai, vai a Parigi quando vanno in un salone. Se vai a vedere il salone di Parigi. Sì, naturalmente lì comunque c'è stato un piazzale, quindi è un'altra piazza. Il prato del Pentagono. Che non è piazza. C'è una polia davanti e beh, non è bruscato. Allora, il prato del Pentagono è stato coperto in meno di un secondo. La domanda non è come fa un pilota dilettante a fare un volo radente ad altissima velocità. La domanda da fare è come fa un pilota dilettante a schiantarsi dopo aver tenuto la cloche per un secondo volando a raso terra. Perché questo è quello che è successo. Il pilota è arrivato sul Pentagono, sopra le quadrifoglie. Sarebbe arrivato, vogliamo essere possibilisti. E in meno di un secondo ha attraversato il prato. Quindi la domanda è, facciamo un esempio, se io le dessi in mano un camion, lei non ha mai guidato un camion in vita sua, riuscirebbe a tenerlo un secondo dritto in autostrada? Questo è più o meno il paragone da fare. Questo è quello che i piloti mi dicono. Vabbè, lasciamo i vari sorvoli, che gli aerei possono volare a bassissima quota senza subire sballottamenti o subire altri traumi, sembra abbastanza assodato. La cosa che dispiace del cospirazionismo è che dopo 6 anni di indagini siamo ancora fermi a questa cosa. Questo è il modo in cui Zero presenta il buco nel Pentagono. Chiaramente queste sono le immagini che ho aggiunto io in coda, perché nel film non ci sono. Ma
evidentemente quelle immagini mostrano dei soccorritori molto piccoli. Com'è possibile che dopo tutti questi anni si sia ancora fermi a dire che il buco del Pentagono è troppo piccolo? Questo me lo dovrà spiegare qualcuno. Allora, riassumiamo. Elementi di prova a favore della versione: un aereo ha colpito il Pentagono, specificamente il volo American Airlines 77. Abbiamo dei testimoni oculari, abbiamo 5 lampioni abbattuti. L'oggetto che ha impattato il Pentagono deve essere largo almeno 26 metri. Ci sono dei rottami che sono stati identificati. Ci sono delle scatole nere che ricostruiscono il volo. Ci sono dei tracciati radar civili e militari che ricostruiscono il volo. Ci sono le telefonate dall'aereo dei passeggeri che avvisano: abbiamo dei terroristi a bordo. Ci sono dei resti umani identificati. Il cadavere, per esempio, di Susan Cully è stato recuperato. Test DNA, hanno trovato anche il DNA di due persone di origine medio orientale che sono parenti, perché questo dal DNA si può ottenere. Questi sono gli elementi di prova a favore della versione ufficiale, con tutte le virgolette che volete, più gli effetti personali dei passeggeri. Prova a favore della versione alternativa. Non c'è nessun testimone di missili. Nessuno, neanche il più scalcinato dei testimoni, ha detto: ho visto un missile. Tutti hanno detto: ho visto un aereo. Non c'è nessun rotame di missile. I cospirazionisti ci dicono: fateci vedere i rotami dell'aeroplano. E noi diciamo: fateci vedere i rotami del missile. I danni sono di forma incompatibile con un missile. Conoscete qualche missile largo 26 metri e alto solo quanto un piano? La larghezza minima necessaria è un missile di 26 metri di larghezza. E con questo si chiude la mia indagine sul Pentagono. I dettagli sono molto più ricchi e questa è la mia indagine veloce. Lascio a voi valutare che cosa possa essere più plausibile, se l'ipotesi del missile o se l'ipotesi dell'aereo di linea. Qui io, fra una pausa e l'altra, fra un'introduzione e l'altra, ho finito la parte prevista. C'è dell'altro materiale, se vi interessa possiamo andare avanti, se preferite possiamo aprire lo spazio alle domande. Volevo sapere, quell'ala è stata abbattuta del Pentagono. Interessante. Si dice che non vi erano persone. No, assolutamente. Ci sono 186 morti al Pentagono. Ma io ho sentito dire che lì, guarda caso, quell'ala lì non è. Quindi, mi raccomando, è molto importante stare attenti al "io ho sentito dire". Il lavoro che noi facciamo è quello di andare a vedere che cosa dicono le versioni ufficiali, non quello che si è detto, neanche quello che dicono i giornali, che ogni tanto hanno sbagliato. Ho letto. Andiamo a vedere che cosa. Dire che ho letto. Ci sono nomi. Che di... quella lì non c'era, quella, non era, diciamo, non c'erano persone in quel momento, cosa che il Pentagono lei stesso ha affermato, ed è vero. Che, insomma, ci sono centinaia di persone che ci lavorano. Esatto. Beh, è giusto in parte quello che lei dice, nel senso che c'erano meno persone del normale, perché è chiaro, quando io sto ristrutturando un'ala di un palazzo non ci posso lavorare dentro, non ci lavorano le persone come normale, ci lavorano meno persone. Quell'ala era in fase di completamento, mancavano, mi sembra, 4-5 giorni alla chiusura dei lavori per poi partire con la parte successiva. E quindi c'era un numero minore della media di persone, ma che non ci siano stati morti è assolutamente falso, perché oltre ai morti a bordo dell'aereo ci sono i morti all'interno del Pentagono. Quelli, ci sono altre fotografie che vi ho risparmiato, che se vuole può andare a vedere nei dati del processo Moussaoui, che mostrano i cadaveri. Ci sono nomi e cognomi. Se qualcuno va a dire alle mogli e ai mariti di quelle persone che non sono morte, credo che non possa essere ricevuta molto amichevolmente. Quindi è molto importante assicurarsi dei fatti prima di partire con le teorie. Prego. Ma innanzitutto vorrei dire grazie dell'analisi scientifica. Grazie. Perché solo su questo ci si può basare.